Buongiorno a tutti, benvenuti a conferenza stampa di vigilia di Mister Massimiliano Allegri. Come sempre chiedo di presentare voi la vostra testata e di fare una domanda alla volta. Come sempre iniziamo dal canale, grazie. Buongiorno Mister, Enrico Zambruno, Juventus TV. Le chiedo che reazione vuole vedere della sua squadra domani sera dopo la sconfitta interna contro il Monza e come ha visto i suoi giocatori appunto dopo quel KO, grazie. Allora, i giocatori oltre che essere dispiaciuti, amareggiati, arrabbiati. Però domani è la Coppa Italia, è un'altra competizione, quindi bisogna mettere da parte quello che è il campionato e poi ne parleremo da lunedì quando ci rivedremo prima di andare a Salerno. Quindi bisogna concentrarsi su quella che è la partita di domani, una partita difficile contro una squadra che in questo momento sta facendo ottime cose in campionato. È una partita secca e quindi bisognerà giocarla con tutti i cannoni di una partita unica. Buon pomeriggio mister, Giovanni Albanese Sport Italia. Le chiedo in generale come sta la squadra e se c'è qualcuno che magari avendo giocato tanto ha bisogno di riposare, grazie. Ma no, per quanto riguarda giocato tanto no, perché comunque siamo ripartiti, questo è un altro campionato, è iniziato il 4 gennaio, quindi abbiamo fatto poche partite dopo due mesi di sosta, anche se qualcuno ha giocato al mondiale, però a parte Rabiot e due argentini, gli altri sono usciti tutti prima. Per domani non ho ancora deciso niente, la formazione la deciderò domani mattina, devo fare alcune valutazioni. L'unico che non sarà, a parte Bonucci che è ancora fuori, l'unico che non sarà disponibile perché ha un indolenzimento sui flessori è Pogba, ma purtroppo quando un giocatore viene da tanti mesi in attività, come alzi il livello e intensità dell'allenamento, ti vengono fuori dei dolori e quindi c'è bisogno di tempo. Buongiorno, Romeo Gressi, Gol.com. Le chiedo, mister, se è lecito aspettarsi qualcosina in più da qualche giocatore, ad esempio Paredes, che non è riuscito finora a mettere in mostra il suo potenziale qua a Torino. Grazie. Per quanto riguarda, se ci riferiamo alla prestazione di domenica, al primo tempo la squadra ha fatto tutta una brutta prestazione, e dopo alla fine del primo tempo ne ho cambiati tre, cambiando anche assetto. La squadra è andata molto meglio il secondo tempo, ha fatto un buon secondo tempo anche di reazione, finendo la partita con tanti tiri in porta, però quello che conta è vincere le partite, e noi non l'abbiamo vinta, soprattutto perché abbiamo fatto un primo tempo dove nelle tre occasioni dove il Monza si è presentato abbiamo subito tre gol, di cui uno annullato per poco. Quindi Paredes ha alternato le buone partite, altre meno buone. E all'inizio è venuto e ha giocato tante partite perché mancava Locatelli, era un momento forse che aveva bisogno un po' di allenarsi. Poi è andato al Mondiale, e quindi questi quattro mesi sono importanti perché comunque ci deve dare una mano come tutti quelli che fanno parte della rosa. Buongiorno, Fabiana Della Valle, Gazzetta dello Sport. Io volevo sapere come sta Vlahovic, se può essere già pronto per giocare dall'inizio, visto che Milik non ci sarà. Vlahovic domani dovrebbe giocare dall'inizio. Buongiorno, Giovanni Guardalà, Sky Sport. Invece le volevo chiedere di Chiesa, visto che l'altra volta non c'era, ma sappiamo, insomma, ce l'aveva detto che con la Lazio sarebbe stato pronto. Le chiedo se è pronto per partire titolare, se possiamo vedere in caso un tridente, oppure per il momento ancora è meglio rimanere sull'assetto che prima di questo periodo, insomma, aveva portato a risalire la classifica. Ma non, ripeto, Vlahovic che quasi sicuramente giocherà da titolare, gli altri devo ancora valutare e decidere, soprattutto nell'ottica che è una partita che può finire anche nei 120 minuti, e quindi le sostituzioni domani a maggior ragione saranno ancora molto più importanti. E poi domani mattina, dopo l'ultima rifinitura, deciderò la formazione. Buongiorno mister, Nicola Gallo, Gruppo Mediapason. Giovanni mi ha quasi rubato la domanda, e allora le chiedo in maniera più generica, senza riferirci a domani, Di Maria, Chiesa e una punta offensiva sono una soluzione che prevederà per forza quel ritorno alla difesa 4 che lei da un certo punto di vista ha già ventilato, o si può continuare magari con un'altra soluzione mantenendo la difesa 3 per il futuro? Diciamo che la soluzione Chiesa, Di Maria
il Vlahović davanti o la punta davanti era una soluzione che era in mente, che ho in mente, che avevo in mente, ma già dall'inizio, perché noi eravamo partiti per giocare questo. Poi le vicissitudini del calcio: Pogba che sta fuori, Di Maria che sta fuori un mese e mezzo dopo la prima partita, Chiesa che non rientra, la squadra ha trovato un assetto diverso. Poi ripeto, i giocatori quando rientrano da tanti mesi di infortuni, si parla di 10 mesi di Chiesa e ora siamo a 6 mesi dal 23 luglio di Paul, e Paul veniva da aprile, dove praticamente non aveva più giocato una partita. È difficile, già si fa fatica a mettere in moto una macchina che sta da un anno ferma, e figuriamoci i giocatori, quindi ci vuole un po' di pazienza. Paul la scorsa settimana ha fatto una bella partita all'allenamento, poi però ha avuto dei non problemi, però indolenzimenti, dolori, perché comunque il motore si deve riassestare e ci vuole un po' di tempo. Così come l'è stato per Chiesa, se ha fatto bene, poi si è fermato, poi è ripartito, magari fra 2-3 mesi sarà in condizione ottimale come lo era Chiesa prima dell'infortunio. Ora è normale che vada a fasi alternate, quindi la squadra deve comunque mantenere un equilibrio che nelle ultime partite sicuramente nei gol che abbiamo preso non abbiamo avuto. Buongiorno mister, Alberto Maro, il messaggero Juventus News 24. Volevo chiedere un commento su questa finestra di calciomercato italiana, fortemente ridimensionata rispetto a numeri e cifre, ad esempio, della Premier, che invece sono cresciuti molto. Grazie. Ma è inutile parlare di cose che sono oggettive. La Juve ha fatto un buon mercato perché comunque è riuscita a centrare gli obiettivi, nel senso che comunque McKennie voleva uscire, voleva andare via, l'Juventus ha trovato una buona soluzione, e poi è andato via che comunque è andato a giocare, Zuelli è andato a Pisa, e poi ce n'è un altro, se non sbaglio, Pellegrini che è finita alla Lazio, che magari troveremo domani. Poi per quanto riguarda il calcio italiano e il calcio inglese, è inutile che continuiamo a fare dei paragoni. L'ho detto l'ultima volta, il rapporto è 1-4. Le 20 squadre italiane fatturano 2 miliardi, le 20 squadre inglesi ne fatturano 8. Se la matematica non è un'opinione, il rapporto è 1-4. Buongiorno mister, Sergio Baldini, Tutto Sport. Il fatto che domani non ci siano punti di penalizzazione né possano arrivare in futuro, così come in Europa League, che sia una competizione in cui non solo domani ma tutto il cammino dipende solo dalle forze della Juventus, può essere un aiuto per buttare via tutte le scorie mentali, tutto quello che è successo finora, ritrovare serenità e poi ritrovarla dopo anche in campionato sullo slancio? Può essere una partita che dà una scossa? Ma più, diciamo, una partita importante, un obiettivo che è diverso da quello del campionato. È normale che dopo la reazione buona che abbiamo avuto con l'Atalanta, perché venivamo dall'immediato dove ci avevano tolto 15 punti due giorni prima, ci poteva essere un rebound, e così è stato. Quindi anche lì ci vuole un pochino di assestamento, non bisogna essere bravi, perché comunque non sono alibi quelli dei 15 punti. Per i 15 punti ci penserà la società a difendersi dove potrà difendersi e cercare di farci ridare questi 15 punti. È normale che poi sia stato un contraccolpo, ma non deve essere un alibi né una giustificazione, perché noi bisogna andare in campo e fare quello che dobbiamo fare nel miglior modo possibile. Poi credo che sia la prima volta che vengono tolti 15 punti a un certo punto del campionato, e quindi è normale che vai a letto, sei secondo in classifica, terzo, secondo, non mi ricordo come eravamo, e ritorni sei di sotto. Quindi noi, il nostro obiettivo ora è riprendere piano piano, un passettino alla volta, e quindi è la prima esperienza da parte di tutti che bisogna gestirla nel migliore dei modi. Quindi domani è la partita di Coppa Italia, che è una cosa completamente differente, e faremo il massimo in campionato. Antonio Barilla, La Stampa. Io mi volevo riallacciare a questo tema della parte psicologica più che tattica. Di Maria dopo la partita ha detto è difficilissimo rimanere concentrati, anche lui ha detto non deve essere un alibi, ma ritrovarsi da 38 a 23 punti è difficile.
un allenatore come allena questa parte mentale in questi giorni così delicati? E poi, già che ci sono, solo un inciso, come sta Quadrato, che è l'unico che non abbiamo nominato di quelli un po' a rischio? Grazie. No, è in grande forma Quadrato, è in grande forma, è rientrato, sta bene. Per quanto riguarda questa situazione, è normale che dopo la scossa ci vuole un attimino di riassestamento, come in tutte le cose bisogna essere bravi a farlo velocemente e comunque mettersi nella testa: noi abbiamo dei mini obiettivi da raggiungere ora, che tanto è inutile parlarne ora, ma ne dobbiamo parlare lunedì. Cosa semplice: siamo tredicesimi in campionato e bisogna raggiungere quella che sta davanti. È semplice, è un passettino alla volta per fare quello che dobbiamo fare. Ultime due, grazie. Buongiorno mister, Nicola Balice, calciomercato.com, Corriere dello Sport. Tornando su Pogba, se crede che in realtà poi per martedì appunto possa essere disponibile, e più in generale, considerando lo storico, questo momento, le difficoltà a ripartire, quale potrà essere il suo contributo per tutta la stagione? Come se lo aspetta? Grazie. Mi aspetto un contributo da un giocatore che praticamente da aprile ha fatto 15 giorni di preparazione con la Juventus, 45 minuti e poi si è fermato. Quindi ci vuole, siccome i tempi sono quelli, nessuno, i miracoli non li fa nessuno, va bene, bisogna che il suo corpo, il suo ginocchio, il suo corpo si riadatti, si riassesti, e ci vuole un pochino di tempo. Ci sarà, magari potrà fare mezz'ora, potrà fare una partita, però va, bisogna navigare a vista in queste situazioni, sapendo che da qui alla fine bisogna sfruttarlo per il meglio possibile a seconda dei momenti in cui sta bene. Buongiorno mister, Camillo De Michelis, tuttojuve.com. Volevo sapere come sta Bremer, perché sia col Napoli che col Monza è apparso un po' in difficoltà. No, col Monza no, ma col Monza è stato in generale, è stato il primo tempo in generale, il secondo tempo la squadra ha fatto un buon secondo tempo. Il primo tempo è stato, non abbiamo fatto bene, e quindi sta bene, come stanno tutti bene gli altri. Però sono momenti, da questi momenti bisogna solamente lavorare, fare e reagire. Non possiamo attaccarci a niente, né alibi né a niente, bisogna solamente fare qualcosa in più per cercare di ottenere risultati. Grazie a tutti, buona giornata a domani. Buona giornata a voi.